Sì, proprio sì, proprio sì, proprio di sì, ma neanche proprio di sì. È successo ed è successo ed è successo. Ho visto Napoli-Bologna, Napoli-Bologna. Napoli vince 3-0, ragazzi. Napoli vince 3-0, un Napoli che non si ferma, un Napoli che non si ferma, tralasciando, lasciando stare, lasciando a parte il pareggio. Che ha messo il pareggio di Napoli-Roma, l'unico pareggio che ha fatto, le ha vinte tutte. Le ha vinte tutte, le ha vinte tutte. È arrivata a vincere anche oggi. È arrivata a vincere anche oggi dominando, dominando, lanciando gioco, mettendo gioco, e dimostrando di saper giocare bene, dimostrando di meritare la vetta in classifica, meritare il primo posto, meritare il primo posto, sì, meritarlo proprio, meritarlo perché oggi il Napoli mi è piaciuto tantissimo. Oggi è stata una bella partita. Oggi è stata una bella partita. Un 3-0 pulitissimo, pulitissimo. Ma ragazzi, prima di iniziare a parlare della partita, vi chiedo di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video e dirmi la vostra riguardo a questa partita, riguardo al Napoli. Che sta andando e per adesso non si sta fermando. Per adesso non sta perdendo. Basta, bisogna dire questo. Per adesso non sta perdendo. Perché infine, non conta prestazione ottima o così. Vabbè, ottima se vinci, ma comunque conta sempre il risultato, a parer mio. Cioè, secondo me, ovviamente, conta il risultato. Vinci, stop. Vinci, stop. Ma comunque, se volete lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. Ovviamente se vi piacciono i video che carico, ma comunque, tralasciando tutto questo, inizierò proprio a parlare della partita. Ragazzi, ripeto ancora, un Napoli che vince con un 3-0 pulito, pulito, meritato, partita giocata da Napoli, eccezionale. Cioè eccezionale, non dico che abbia giocato una partita proprio da fenomeni, ma comunque un Napoli tranquillo nel primo tempo ha trovato ben due reti, Fabian Ruiz che ti mette una palla sull'incrocio, ti mette una palla sull'incrocio, deliziosa, deliziosa, tutto tranquillo, neanche tutta tranquilla, una palla con un Napoli che è iniziato bene, un Napoli che è iniziato bene e trova la rete, ragazzi, qua potrei ripeterlo tantissime volte perché Fabian Ruiz l'ha pennellata nell'angolino alto a destra, a sinistra anche, sì, a sinistra, sì, di certo non è andata forse sotto il 7 dritta su dritta, ma comunque un bel gol, ma il suo bel sinistro ben coordinato e rete ottima, poi si è ritrovata il gol. Insigne che ritorna a segnare su rigore perché credo che abbia sbagliato l'ultimo rigore che abbia tirato, ma comunque sì, ha sbagliato l'ultimo rigore che ha tirato e lì tira il primo rigore individuale, intercetta, cioè che lo capisce Skorupski, ma niente, tutta di potenza, rigore ottimo e lì al 41esimo, proprio allo scadere del tempo, un primo tempo che Napoli ha dominato. Il Napoli ha dominato, il Napoli ha mostrato gioco e poi con un Bologna che all'inizio ha provato a dare quel possesso palla, quel provare ad andare, ma è stata proibita, ha avuto pochissime occasioni, cioè sia nel primo che nel secondo, cioè vi dico, con Barro che è andato al tiro, poi con Sansone, sì, Sansone che è andato al tiro, ma l'ha mandata via, l'ha mandata sopra. Con Orsolini che ha dato una punizione, niente di che, pochissime le occasioni, e ovviamente c'è da dire che per il Bologna pochissime le occasioni, e quelle pochissime non sono state sfruttate, perché potevano entrare in gol, ma comunque il Bologna si è trovato Koulibaly e Rahmani, avanti, Koulibaly e Rahmani, la pronuncio così io, ma comunque loro due che sono stati dei muri. La fase difensiva del Bologna, vabbè, non del Bologna, del Napoli è stata ottima. Mario Rui che ha spinto benissimo. Di Lorenzo vale la stessa cosa. I due muri lì, proprio due muri, sì, perché hanno giocato benissimo. Benissimo, lo ripeto ancora, la fase difensiva del Napoli, ottima, ottima proprio. Ottima, se l'ha giocata tranquillamente. Anche il portiere non ha avuto difficoltà pure nella punizione di Orsolini. Che era bella, ma comunque Ospina tutto tranquillo. Al centrocampo Anguissa, Anguissa, Anguissa.
Anguissa, Anguissa pure lui è andato al tiro, ha preso una bella traversa, una bella traversa, una bella traversa proprio. Poi con il suo compagno Fabian Ruiz, perché il Napoli ha giocato con il 4-2-3-1, centrocampo proprio ottimo. Non, cioè, non sto a dire qua individuo su individuo, perché tutto il Napoli si è fatto, tutto il Napoli dal primo uomo all'undicesimo hanno giocato tutti bene, tutti bene, tutti bene. Non ce n'è uno su Napoli che oggi abbia giocato male. Tutti bene, cioè tutti bene al mio punto di vista. Il mio punto di vista si capisce, e si capisce, non c'è neanche uno che abbia fatto una pessima partita. Poi ovviamente il Napoli è stata brava nel primo tempo nell'andare sul 2-0 e nel dominare, perché quando non saliva andava col possesso palla, tutta tranquillamente, cambi di qua, cambi di là, parlando, vale la stessa cosa anche nel secondo tempo, che quando non riusciva ad andare avanti, possesso palla, ma con il possesso palla è andata avanti, col possesso palla, con il tiki-taka, tic-tac, 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 con questo tic-tac che chiamo, ha creato buone occasioni, occasioni pericolose. Oggi non ha segnato Osimhen, ma ci ha messo cuore e grinta, ci ha messo grinta proprio, cioè, ci ha provato in ogni modo, nonostante non ci siano state occasioni chissà che. Ricordo un calcio d'angolo, colpo di testa di Osimhen, che era ben bello, ma niente, ma ci ha provato Osimhen. Osimhen ci ha provato. Insigne, vabbè, Insigne ha tirato il primo rigore che ci stava. Il secondo, sì, neanche ci stava, sì, il primo rigore, secondo me ci stava nonostante l'arbitro abbia fischiato fallo per il Bologna, poi ha fischiato rigore, ma vabbè, no, non ne discuto se è rigore. Il secondo anche sembrava dubbioso, ma infine c'era la spinta, ma forse era un po' esagerato nel dare il rigore, ma vabbè, io non commento i rigori, non commento i rigori perché la partita è finita. Stop, la partita è finita, ovviamente, ne sono sicuro che ci saranno dei dubbi, ci saranno vari discorsi sul rigore, ma comunque partita è finita, il Napoli ha vinto 3-0, primo tempo, come lo ripeterei mille volte, primo tempo dominato, secondo tempo dominato, e chiudendo il discorso, una partita dove il Napoli sta dimostrando, dove il Napoli, passo per passo, partita per partita, sta dimostrando di crescere. L'anno scorso non era mica così, 2 anni fa, non so, 3 anni fa, non ricordo. Era un Napoli ovviamente che giocava, ma il Napoli che quest'anno, cioè, credo che sia la seconda stagione o la terza, vabbè, di Osimhen, ha fatto degli acquisti. Osimhen e Anguissa. Anguissa che è arrivato dal Fulham, che è stato retrocesso, giocava nella Premier League, il Fulham. È arrivato in prestito che nessuno lo conosceva. Non credo proprio che nessuno conosce, che qualcuno conosceva, no, come si chiama? Anguissa. Ed è arrivato qua, fenomeno proprio. Cioè, no, non per sottovalutarlo o dire qualcosa, ma comunque centrocampista, fisico, ti gioca la partita tranquillamente, la palla, se vuole, sì, la palla te la tiene bene. L'intesa con Fabian Ruiz, secondo me, c'è. Equilibrio a centrocampo c'è. Ha dato subito occhio, cioè ha dimostrato qualità, si è adattato subito a Anguissa, perché subito nei primi giorni, quando ha avuto tipo la prima da titolare contro la Juve, la prima da titolare, ha sempre corso, non si è stancato, contro la Juve, sì, ricordo benissimo, la prima da titolare, credo, comunque Anguissa, le poche partite che sono riuscito a vedere del Napoli, Anguissa, non posso dire nulla, è uno dei centrocampisti qua in Serie A, ottimo, ottimo, ottimo proprio, ottimo, forma fisica, ha tutto, e oggi mi è piaciuto tantissimo, varie volte, più di una volta, nell'ultimo tiro che ha fatto, ha beccato traversa, poi è stato sostituito nel secondo tempo, ma comunque ha provato pure a fare il gol, a lui manca solo il gol per completare il cerchio. Perché le prestazioni buone, ottime, positive ci sono state. Basta solo il gol per poi rendere ovviamente i tifosi napoletani felici, ma comunque Anguissa, 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 Anguissa mi piace tantissimo. Ma comunque, tornando alla partita, un Bologna che alla fine esce a mani basse contro un Napoli pericolosissimo. Un Napoli che nel 3-0 si è fermato, poi il Bologna difensivamente è riuscita un po' a prenderla, a starci su in partita, ma un Bologna che proprio non c'era,
Bologna proprio che non c'era, che il Napoli ha proibito al Bologna di andare avanti. Il Napoli ha proibito al Bologna. E complimenti a Napoli, complimenti a Napoli perché sta dimostrando, ragazzi, sta dimostrando di essere squadra, sta dimostrando perché gioca di squadra, tutti consapevoli di giocare nel Napoli, ma non so cosa dire, non so cosa dire, basta, perché ha vinto, stop, ha vinto. Cosa si può dire? Ho già detto tutto. Napoli che gioca bene, Napoli che ha giocato bene, Napoli che ha dominato, Napoli che non ha lasciato il Bologna ad andare avanti, è Napoli che mi sta sorprendendo proprio. E poi Napoli che la prossima partita ce l'ha contro alla Salernitana, dopo va in Coppa, il Bologna ovviamente è squadra e riuscirà a riprendersi e niente, qua non aggiungerei proprio nulla, proprio nulla. Ragazzi, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. E il risultato del Napoli è parlato chiaro, per chi ha visto la partita ha già capito tutto. Ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.